Buonasera a tutti, grazie mille, grazie della presenza così numerosa. Per il film ho pensato di farvi ascoltare quello che ha da dire l'onorevole Gero Grassi, che è stato il promotore della seconda commissione Moro 14-17 sotto Renzi, che più di lui ragazzi non ne sa nessuno. La seconda commissione, appunto, noi abbiamo preso tutto il lavoro che ha fatto la commissione presidente Fioroni, appunto Grassi e altri deputati, senatori, e è venuto fuori questo film che è stato a autunno, inverno su Sky, e adesso mandiamo non tutto perché era una miniserie, quindi erano due puntate, mandiamo una puntata, diciamo la prima parte, quindi via Fani, solo diciamo l'evento del 16 marzo. Nel 16 marzo lasciando stare prigionia, eccetera, trattative che poi d'inverno proietteremo a lavorare, quindi chi ha volere di vedere ci troverà là. Niente, io passerei la parola all'onorevole, che almeno ci illustra, più che altro prepara lo stomaco a quello che vedremo, che insomma, ahimè, è andata così, non tanto diciamo nell'evento, ma nella storia italiana. Prego onorevole e grazie della presenza. Buonasera, io non conoscevo Tommaso Cavalcanti. Quando mi ha invitato, mi ha mandato. Sono stato ben lieto di accettare l'invito perché tutti i contributi coraggiosi sulla vicenda Moro vanno amplificati, bisogna dire grazie a chi mi porta avanti. Perché guardate, il caso Moro, quello che volgarmente viene chiamato il caso Moro, non è la morte di sei persone, che pure sarebbe una cosa gravissima, è la storia d'Italia. E se c'è qualcuno che produce un documentario, un filmato sulla vicenda Moro, attingendo alle fonti, non della fantasia, ma degli atti, bisogna essere grati e sottolinearlo. E io credo che, nonostante la disgrazia che ha colpito questa città, la presenza autorevole del vice sindaco stia a testimoniare una grande attenzione del municipio e quindi della Civitas verso un evento che ha cambiato la storia d'Italia. Il caso Moro, raccontato in 30 secondi, ci dice che le Brigate Rosse hanno rapito ed ucciso Moro. Amen. Ma non è così. Dicevo, venendo qui, che io provocatoriamente, nelle scuole, per me quella di stasera è la 954esima puntata in Italia negli ultimi 7 anni, io la settimana scorsa sono stato a Lucca, poi ho fatto Manduria, a Taranto, Ostuni, a Brindisi, stasera sono qua, dopodomani sera sono a Turi, la città del carcere che ospitò Gramsci e Pertini. Nei licei io sostengo che i docenti, verso i quali io ho grandissima stima e affetto, sono degli ignoranti quando spiegano ai ragazzi che Alessandro Manzoni ha scritto I Promessi Sposi. Perché non è così. I Promessi Sposi li ha scritti Ugo Foscolo. Perché i docenti dicono che li ha scritti Manzoni? Mica stavano loro. Lo dicono perché gli hanno spiegato che li ha scritti Manzoni. E quindi, siccome gli hanno spiegato, di generazione in generazione si dice I Promessi Sposi li ha scritti Alessandro Manzoni. No, è stato Ugo Foscolo. Ovviamente quando io dico queste cose mi prendono per matto, e in realtà è così. Perché arrivo a dire una cosa così enorme? Perché se voi andate a prendere la migliore enciclopedia italiana, la Treccani, ora, in questo momento, è scritto Aldo Moro è stato rapito ed ucciso dalle Brigate Rosse. Il che non è vero, o non è parzialmente vero. Perché dire che sono state le Brigate Rosse significa salvare tutti gli altri. E ora vi spiegherò da dove viene la cognizione che sono state soltanto le Brigate Rosse. Io ho pagato tantissimo per aver fatto la legge sulla seconda commissione Moro.
in tutti i sensi, politicamente, umanamente, economicamente, in tutti i sensi. Non vendo libri, non produco spettacoli, con il rispetto per chi li vende e chi li produce. Il mio libro, qui ho portato alcune copie, quelle che si poteva, ma se c'è qualcuno che lo vuole, basta mandare un messaggio con nome, cognome e indirizzo e il Consiglio Regionale della Puglia glielo fa arrivare gratuitamente a casa. Lo potete fare attraverso anche Tommaso, che c'ha il numero, tranquillamente. Chi lo vuole lo riceve a casa gratuitamente, perché quella del libro, La Verità Negata, non è un'operazione economica, è un'operazione culturale di verità. Le ragioni del rapimento, ovviamente io ho 12 pitbull alle spalle e devo dirvi in 20-25 minuti quello che io racconto in 2 ore, per rispetto al film che va visto. Le ragioni del rapimento e della morte di Moro iniziano con la Seconda Guerra Mondiale, gli accordi di Yalta, febbraio 1945. Gli accordi di Yalta dividono il mondo in due. L'est ai russi, l'ovest agli americani e le colonie agli inglesi. Questi sono gli accordi noti. Poi ci sono gli accordi ignoti in un codicillo. Ognuno comanda a casa sua, per cui gli americani non intervengono in Cecoslovacchia, in Ungheria, in Polonia, i russi non intervengono in Spagna, Francisco Franco dittatore, Salazar dittatore, Grecia e colonnelli. Gli inglesi hanno il protettorato sull'Italia, cosa che noi non abbiamo mai saputo, per cui noi eravamo una colonia inglese dal punto di vista giuridico, perché certe scelte italiane non si potevano portare avanti se gli inglesi non le confermassero. Pensate ai presidenti della Repubblica anni 50, ai primi ministri, ad alcune scelte economiche, pensate a quello che è successo a Pescapè, Pavia, quando cade l'aereo di Mattei. Pensate che negli atti inglesi degli anni 60 è scritto che in Italia ci sono due matti. Uno è Aldo Moro, che vuole realizzare la democrazia compiuta, che non è il compromesso storico. La democrazia compiuta è l'alternanza tra forze democratiche e quindi la social democraticizzazione del PCI e l'estrapolazione del PC dal contesto sovietico per portarlo in Europa, e l'altro matto è Enrico Mattei, che vuole rendere autonoma dal punto di vista energetico l'Italia. Tutti e due sono uccisi. Quindi le ragioni del caso Moro non sono nei 55 giorni, ma partono dagli altri. Su che cosa appoggia l'idea di Manzoni, che ha scritto i Promessi Sposi? Sul memoriale Morucci-Faranda. Il memoriale Morucci-Faranda contiene le verità brigatiste sulla vicenda Moro che diventano la base degli 8 processi Moro. Il memoriale Morucci-Faranda ha una dedica. Morucci-Faranda sono 2 brigatisti fidanzati che stanno nel carcere di Paliano a Frosinone. Scrivono una dedica solo per lei, signor Presidente, senatore Francesco Cossiga. Qui ci sta tutta la verità sul caso Moro, con nomi e cognomi, con stima e affetto, Valerio e Adriana. Siccome non possono andare a portarlo a Cossiga, il memoriale che sta in carcere, siamo nell'86, ci mettono la data e affidano il memoriale ad una suora, suor Teresilla Barilà. Io questa suora non la sogno la notte, nessuno faccia cattivi pensieri, perché era più brutta del debito, era una suora calabrese, bruttissima, ma bravissima, operava nel carcere di Paliano con volontariato. Perché me la sogno la notte? Perché mentre noi, comunità, cantiamo con Giulietta Berti finché la barca va, lasciano andare, e la sera stiamo a pensare ad Amadeus, che vuole sapere il cugino, il cognato, il parente, o ci innamoriamo dell'isola dei famosi? La suora è l'unica suora al mondo morta asfaltata. Michele, non l'asfalto di qualcuno di queste parti. No, è morta realmente asfaltata.
In che senso? Nel senso che un'automobile l'ha asfaltata e mica per strada durante la processione del Divino Amore a Roma. Un'automobile è entrata in processione verticalmente, ha preso la suola e è passata la sopra. La magistratura, omicidio colposo. All'epoca non c'era l'omicidio che abbiamo introdotto qualche anno fa stradale, e quindi quello non è andato nemmeno in galera. Perché io mi sogno la notte sul Telesilla? Perché se avessi avuto la possibilità di interrogarla, le avrei chiesto: scusa, ma tu il memoriale a Cossiga, Presidente della Repubblica, quando l'hai portato? Perché i brigatisti mettono la data 86 e annunciano la trasmissione di questo memoriale a Cossiga. Ma Cossiga non parla. Cossiga solo nel 1990 dirà: ho ricevuto il memoriale. E non lo dà la Procura Repubblica di Roma, tramite un servitore dello Stato, il capo della polizia, Parisi, lo manda al ministro degli interni Antonio Gava, absit in iuria verbis. I brigatisti che hanno annunciato nell'86 di aver mandato a Cossiga la verità sul caso Moro, gli stessi brigatisti scrivevano Cossiga col K qualche anno prima. I brigatisti che scrivevano Cossiga col K e che annunciano nell'86 di averlo mandato a Cossiga, dicono nel 90: ci siamo sbagliati, l'abbiamo mandato oggi. Moretti, che non c'entra nulla con tutto questo, conferma. Chi dissente pubblicamente sui giornali, se andate sul mio sito ci sono tutti i giornali dell'epoca, è Alberto Franceschini, il quale dice ai brigatisti: state facendo un altro imbroglio. Però così che il Presidente della Repubblica, sic transit gloria mundi, passa l'idea che nel 90 i brigatisti hanno mandato a Cossiga il memoriale. Ora il memoriale lo trovate sul mio sito, sono 100 pagine, dentro sta scritta tutta la verità della vicenda Moro dal lato brigatista, che poi diventa la base dei processi. La Commissione Moro che cosa scopre? Che nel 1988, quindi 2 anni prima, il 90, Cossiga ha passato ai servizi segreti copia del memoriale. E se ha passato copia del memoriale significa che non l'ha avuto nel 90. Semplice. Noi per la verità scopriamo qualcosa in più, scritta nella relazione approvata all'unanimità con un solo voto di astensione dalla Camera dei Deputati il 13 dicembre 2017, ma non la legge nessuno. Che cosa sta scritto in questa relazione sul memoriale? Che il memoriale attribuito a Morucci Faranda, quindi i Promessi Sposi attribuiti a Manzoni, il memoriale non è stato scritto da Morucci Faranda, ma da quello che sto dicendo, scritto nella relazione, Francesco Cossiga, Presidente della Repubblica Democristiana. Ugo Pecchioni, senatore del Partito Comunista, responsabile Stato del PC. Ferdinando Imposimato, magistrato, amico mio, ahimè, e Remigio Cavedon, vice direttore del Popolo, il giornale della Democrazia Cristiana. Quindi il memoriale Morucci Faranda, con tutta la verità brigatista, è un falso. Tutto questo dimostrato dalla Commissione Moro. Tenete presente che la prigione di Moro, secondo la verità giudiziaria brigatista, è Roma, via Montalcini. Moro non è mai stato in via Montalcini. Via Montalcini se l'è inventato un giornalista di Repubblica, Vigoresi, su un incontro avvenuto in via Montalcini tra il magistrato Imposimato e il brigatista Morucci, il quale dice: per mia intuizione qui c'è stato Moro.
la magistratura certifica la prigione di Moro via Montalcino. In Italia non esiste nei processi la intuizione, perché se la mia intuizione mi portasse a dire che Tommaso Corradini stamattina è andato a fare una rapina, io posso anche dire, ma poi lo dimostrare, e se non lo dimostro passo i guai. Nel caso di Moro non c'è alcuna dimostrazione che Moro sia stato in via Montalcino. La prigione di Moro qual è stata? Via Massimi 91, Roma, proprietà dello IOR, Banca Vaticana, gestita da un vescovo criminale, noto a tutti, che si chiamava Paul Marcinkus, il quale non dà i soldi al Papa per trattare con il BR, Paolo VI, li dà al Cambi, Gelli e Signore. Allora, la verità su Moro non è quella che ci hanno raccontato. Il memoriale Molucci Faranda serve per racchiudere sulle Brigate Rosse tutte le responsabilità, salvando tutto il resto. Nel caso Moro c'è la mafia, la camorra, l'andrangheta, la banda della Magliana, gli israeliani, i palestinesi, gli inglesi, i tedeschi, i russi e gli americani. Ma non è che si sono trovati in presenza del vice sindaco di Pontedera e si sono messi d'accordo tutti questi. È Yalta che determinava la necessità che una persona che stava facendo una politica nazionale, la democrazia compiuta, e una politica internazionale, lo sdoganamento del PC, quale partito satellite dell'Unione Sovietica, imponeva che Moro fosse ucciso. Tenete presente che nel novembre 77 Moro dice a Vittorio Cervone, senatore di Latina, proponente la prima commissione Moro, non più ricandidato dalla DC: caro Vittorio, ci faranno pagare caramente la nostra linea politica, ma dobbiamo andare avanti, dobbiamo spostare il Partito Comunista da Mosca in Europa e creare l'Europa dei popoli, che non c'è ancora. Per fortuna che ce l'abbiamo, quella che abbiamo, ma non c'è l'Europa dei popoli. Poi il TG1, giornale democristiano, telegiornale, gli fa un'intervista, novembre 77, e Moro dice: i miei peggiori nemici sono gli Stati Uniti e gran parte della Germania, i nemici di Berlinguer sono la Russia. Questa intervista il TG1 non la trasmetterà mai, la trovano gli scantinati della RAI, una bravissima magistrata che ha operato per la commissione Moro. Perché? Perché nel 77 nessun democristiano, nessun comunista avrebbe accettato l'idea che i comunisti avevano Berlinguer peggior nemico la Russia, i democristiani Moro avevano il peggior nemico in Germania e Stati Uniti. Era un'idea inaccettabile. Ma Moro è quello che ha trasformato lo Statuto Albertino in Costituzione, e lì c'erano i sudditi e il re concedeva i diritti che Mussolini faceva ciò. Nella nostra Costituzione c'è la persona e i diritti non sono concessi ma riconosciuti. Moro dice alla Costituente: un diritto riconosciuto non lo può togliere nessuno, perché nessuno te lo dà. E per non essere astratti, questi diritti sono il diritto alla libertà personale, religioso, politica, diritto allo studio, diritto alla salute, diritto alla mobilità, diritto all'informazione, tutti i diritti che lo Stato ti riconosce. Quindi sei tu, nasci tu e persona che li porta con sé. Quando in commissione, che ha gli stessi poteri della magistratura, è venuto Abu Bassam Sharif, che era il braccio destro di Arafat, ha detto: italiani, soltanto voi non avete capito che in via Fani c'era l'universo mondo.
l'universo mondo. E soltanto voi non avete capito che se il mondo avesse ascoltato quello che Moro diceva nel 63, uno Stato, un popolo, un territorio per Israele, uno Stato, un popolo, un territorio per la Palestina. Dopo 60 anni siamo ancora ad ucciderci, ma Moro proponeva questo. Moro che nel 75, alla fine del Levante di Bari, dice: evitiamo che in futuro il mare Mediterraneo si sporchi ulteriormente di sangue della migliore gioventù mondiale, questa volta di persone con pelle diversa. Lo dice nel 75. Il Mediterraneo negli anni della Seconda Guerra Mondiale c'ha russi, americani, inglesi, francesi, italiani, oggi c'ha gli africani, ma il sangue è sempre rosso. Per queste e per altre mille ragioni, un politico come Moro, che era distonico non solo rispetto agli altri partiti, ma anche rispetto al partito suo. Moro e Berlinguer sono gli unici due che vanno al funerale di Pasolini, che scrive sul Corriere della Sera un articolo bellissimo, io so, ma siccome faccio l'intellettuale, non spetta a me trovare le prove, ma io so chi sono quelli della strategia dell'attenzione, quelli del terrorismo, quelli che sparano ai poliziotti, eccetera, eccetera. E in quello io so, Pasolini diceva tutto. Il memoriale, ma lui ci farà, racchiude tutte le responsabilità sulle Brigate Rosse. Nella vicenda Moro c'è un pezzo di magistratura corrotta, un pezzo di servizi segreti corrotti, un pezzo di apparato politico corrotto, ma corrotto a chi? Corrotto a due fenomeni. Uno, Yalta. Abbiamo interrogato generali i quali hanno detto pubblicamente, a verbale, che loro non rispondevano allo Stato italiano se c'erano contrasti, rispondevano alla NATO. Non hanno detto che rispondevano anche a Gladio, per pudore. E l'altro si chiama P2, il fenomeno della P2 attraverso i giornali, attraverso i servizi, attraverso le forze di polizia ha condizionato fortemente il caso Moro, perché la P2 non voleva la democrazia compiuta. Tutto questo sta agli atti. Immaginate che una ragazza presente in via Fani viene interrogata da noi dopo 37 anni, ma lei aveva fatto un'intervista a Gente il 17 marzo del 78 dicendo che aveva sentito parlare un inglese tedeschizzato. E perché i brigadisti parlavano in inglese tedeschizzato? Perché chi sparava non erano i brigadisti. Franceschini, che non è il ministro, ma il brigadista, agli atti. Quando abbiamo fondato le Brigate Rosse nell'hotel Stella Maris di Chiari, Brescia, di Genova, c'erano i carabinieri, se avessero voluto ci avrebbero arrestato. Franceschini, quelli che stavano in via Fani erano miei amici, non avrebbero colpito un'auto ferma. Quello che è stato fatto in via Fani è opera di professionisti di altissimo spessore, non solo italiani. Ma a chi secondo te? Io voglio vivere e non te lo posso dire. E se incontrassi Moro lo ascolterei in religioso silenzio. Pensavo fosse un nostro avversario. Invece mi sono accorto durante i 55 giorni del caso Moro, lui era in carcere, che noi brigatisti che volevamo la giustizia sociale siamo stati utilizzati, tutte frasi sue, e siamo rimasti col culo per terra. Ma come mai tu, 18 anni di carcere, Curcio 21, e gli esecutori di via Fani, sei ergastoli, dopo 12 anni sono usciti? Sono stati
più fortunati di me. Attenzione amici, alcuni di voi saranno stati certamente nel Partito Comunista, altri nel Partito Socialista, altri nella Democrazia Cristiana, nel Movimento Sociale, in tutti i partiti della Prima Repubblica. Noi non dobbiamo fare l'errore nel valutare il caso Moro di parlare per sigle, perché il caso Moro non è stato gestito da sigle, ma da persone. Francesco Cossiga, sul mio sito è riportata l'intervista video di Roberto Arditi del Tempo, ventennale della morte di Moro. Presidente Cossiga, come sta? Voglio morire. Presidente, perché? Radio Radicale e TV Duprino fanno anche questa intervista. Perché devo andare a trovare il mio amico Aldo Moro, che abbiamo ucciso innocente, quando abbiamo deciso di non trattare con la Brigata Rossa. Presidente Cossiga, ma lei è più giovane di Andreotti di 10 anni, ad Andreotti scivola tutto addosso. Io mi sono ammalato della malattia della pelle, voglio morire per andare a chiedere scusa a Aldo Moro. Presidente Cossiga, lei ha conosciuto tutti i brigatisti, li ho conosciuti e frequentati, quelli che hanno rapito e custodito Moro, tranne chi lo ha ucciso, che non era un brigatista e che è morto poco tempo fa. Guardate, Cossiga non dice bugie, dice verità incomprensibili all'epoca. Chi ha ucciso Moro non sta scritto nella relazione, perché questa cosa noi non l'abbiamo potuta dimostrare, ma ci sono stati un sacerdote e un noto imprenditore milanese che in commissione hanno attestato che l'omicidio di Aldo Moro è avvenuto per mano di un uomo della 'Ndrangheta, tale Giustino De Buoni. Lo sanno perché alcuni hanno assistito all'autopsia e lo sanno perché questa persona, che era già stato in un carcere minorile a Milano, firmava gli omicidi con la tecnica della raggiera, cioè sparava intorno